In questa lezione continueremo a lavorare sull'indipendenza, analizzando in particolare la precisione dei colpi di cassa durante l'esecuzione di un groove di batteria. Ho riunito nel quadro C alcuni accompagnamenti tra i più comuni, un po' come ho fatto nella lezione precedente, aggiungendo stavolta il rullante. E mentre suonerai ognuno di questi accompagnamenti, dovrai eseguire con la cassa le letture dalla numero 60 alla 71. Il consiglio che ti do è di cominciare con il metronomo a 60 bpm, perché è molto più difficile essere precisi a velocità lente piuttosto che a velocità intermedie. Ora, per darti un'idea dello studio da eseguire, ti mostrerò la lettura 71 con l'ostinato più comune di tutti e quello assolutamente indispensabile da studiare, e cioè il numero 2. Ora ti mostrerò un altro esempio suonando un po' più veloce a 80 bpm la lettura 65 con l'ostinato 7. Esercitandoti con l'ostinato 10, dovrai interpretare le letture in maniera jazzistica. Ecco un esempio con la numero 61. Infine, per completare questo studio impegnativo sull'indipendenza, dovrai suonare sul ride alcuni accompagnamenti indicati. E mentre eseguirai le letture con la cassa, dovrai provare ad inserire anche degli ostinati di Charleston con il piede sinistro, in quarti, in quarti aperto, in ottavi e in levare di ottavi. Ora ti mostrerò come esempio la lettura 63 con l'accompagnamento numero 7 e il Charleston portato in quarti.
Si tratta di un lavoro davvero molto, molto impegnativo, per cui dovrai avere pazienza e dedicare un bel po' di tempo. In bocca al lupo!